Garba? Oh. Arrivo da, direttamente dalla tribù dei Cheyenne, no? Og, Og, Og. Allora. Ci stai, lei viene dentro. Da questa gelosia. Da questa gelosia è nato una... È partita all'interno, non ho capito. Mi io sono partito. Sì, sì, rifacciamo, partito. No? Perché sì. Non ero concentrato. Taglio dopo. Bravo. Vedi che è esperto lui. Allora, da questa gelosia è partito di rotta su Cuba. Sono passati un po' di anni. Sì. Sono passati 21 anni esattamente. Quindi state festeggiando alla grande. Quindi, stiamo festeggiando alla grande, sì, perché comunque alla fine, insomma, questo album per noi è stato talmente importante, talmente formativo, talmente, come dire, fondamentale per, le no- per i nostri rispettivi percorsi, che ogni volta che saliamo sul palco e lo suoniamo, lo facciamo con tutta la passione e l'amore possibile che puoi avere per qualcosa che è stato appunto così importante per te. Quindi credo che questa cosa il pubblico lo senta e gli arrivi questa energia e questa voglia di celebrare questo nostro momento, anche perché quello che dico sempre durante i concerti è che, senza presunzione per l'amor di Dio, però quegli anni lì, gli anni 90, la nostra musica è stata una colonna sonora di quegli anni, quindi tante vite, tanti ricordi sono legati alla nostra musica e quindi è veramente una festa non solo per noi ma anche per il nostro pubblico. Che andava a ballare una volta, questa gioventù qui, questa gioventù qui. Ah, sì. Mi volevo scusare, sono, dice, ma chi è questo? Un indiano che arriva dalla tribù dei Cheyenne? È un copricapo che mi metto così per giocare alla fine del concerto ci sta benissimo, però io adesso ho una grande curiosità. Tu sei andata via nel 2002, sì. E poi, non lo dico a nessuno, puoi contare sulla mia indiscrezione. Dimmi. Cosa hai fatto in tutto questo periodo fino al 2009? Sei tu che non lo sai, però, non sei informato, perché io di cose ne ho fatte tante, No, vabbè. Beh, cosa ho fatto? Ho provato la carriera, diciamo, solista, giustamente, quindi ho fatto un disco mio dove ho scritto, composto, arrangiato, insomma, mi sono buttata in questa cosa che avevo voglia di fare. È uscito questo disco, Sorgente, e poi da lì ho fatto anche un Sanremo con un brano scritto con Elisa, tante collaborazioni con tanti artisti, ho cambiato anche genere, anche per, come dire, per sperimentare, giustamente, ho fatto un disco di jazz, ho fatto un musical, mi sembra abbastanza, e anche due bambini. È stata la Maddalena del musical Jesus Christ Superstar, più di quello, è stata accanto a Gesù per una stagione intera. E poi ho fatto due bambine, quindi sono una mamma anche, e quello insomma è abbastanza impegnativo. Che bello, e anche Stefano ne ha fatte anche di lui cose. Ha fatto la mamma, no? Io ho fatto la mamma. Abbiamo ripreso un bel percorso assieme, sì. Con delle invenzioni nuove. Beh,
Sì, ovviamente nel momento in cui ci siamo riuniti nel 2012 ci siamo chiesti come potevano essere derotto su Cuba dopo 20 anni. È ovvio, è una domanda che ti fai, ed la risposta non è stata facilissima, perché ovviamente sai, la formula nostra doveva essere comunque mantenuta, della Sea Jazz, perché comunque è il nostro marchio di fabbrica, però dovevamo anche rinnovarci, quindi abbiamo pensato di rendere il suono magari un po' più elettronico, un po' come se lavorassimo con un DJ, dovessimo fare un remix delle nostre cose. Quindi abbiamo fatto un po' di esperimenti, siamo usciti con qualche singolo e presto uscirà anche un album. Esce l'album del ventennale, esce l'album del ventennale, dove stiamo risuonando tutto il primo album in una versione 2015 più degli inediti, proprio perché per dare forza all'operazione anche che stiamo facendo di questo live, che tra l'altro sta funzionando perché non ci aspettavamo una richiesta così grande quest'anno, e poi perché appunto la celebrazione di questo album con le versioni nuove e 4 brani inediti. E questo album uscirà sicuramente per Umbria Jazz Winter. Quest'anno noi andremo a Umbria Jazz, ci hanno invitato per il primo anno, quindi è un importante come dire, riconoscimento, consacrazione per il Dirotta su Cuba, per in una manifestazione così prestigiosa, e quindi lì il nostro disco vedrà la luce. Completamente, veramente. E robe nuove, inedite in lavorazione? Sì, appunto, come ti stava dicendo Stefano, l'album vedrà degli inediti e quindi insomma stiamo lavorando per noi. Noi li aspettiamo tutti questi bellissimi. Arriviamo, inediti. Dirotta su Cuba, ciao! Assolutamente. Allora, Simona Bencini è stata molto gentile a venire al nostro microfono di Globus Television e di Globus Magazine. Anche Stefano De Donato è stato molto gentile, che ti ha portato qua di peso, perché stavi in mezzo alla tua bellissima compagnia, perché il Cuba è fatto per i cubani come noi. Il Cuba. No, c'è una cosa che devo dire. Allora, dirotta su Cuba, voi siete dirottati sul Cuba? Sì. Ci facciamo un Cuba libero allora. Volentieri, andiamo, vai. Ciao a tutti! Ciao, alla prossima, grazie. Non riesco più a dormire, sai. Penso solo a te che partirai. Resto qui a guardarti ancora un po'. Vorrei dirti ti amo, ma non ti sveglierò. Sembra ieri che arrivavi sulla porta con i fiori e poi dicevi piano.
mondo. Senza te come farei? Non cambiare mai. Come posso in fretta al tempo? Vola, corre come il vento. E tu qui con me non resterai. Let's go.